Vediamo un po' se ci sentono. No, non ci Non sentono. è che c'è sbagliato. Perché non ci sentono? Però è finito. Spero di aver. Però è finito. Vediamo un po' se ci sente. Perfetto, siamo pronti! Ciao, Siamo Domenico! pronti! Ragazzi, siete sintonizzati? Oh, ciurma! Raga! Yeah, time! Ciao a tutti, ciao carissimi, ciao amici, siamo qua oggi finalmente per rivelare il Power Ranking del primo quarter del 2024, giusto? Ho detto tutto giusto? È metà Sei metà anno. la stagione da gennaio a luglio, a giugno 2024 dei Jam Session, che purtroppo ha avuto un via, è arrivato con un po' di ritardo, siamo già a metà della stagione successiva, ma così, la qualità costa tempo e risorse. Ora, come... Domenico, non posso leggere il giapponese, mi dispiace, ma apprezzo. Dico, non lo capiamo. Ma avrei visto anche la bestemmia, Mai ma fai, apprezzo lo cioè, ci stesso. bannano, non possiamo saperlo. Va bene, allora io direi di iniziare. Questa stagione è stata a tema musicale. Alzate voi, che vi devo dire? Aiuto la mia voce, mamma mia. Questa stagione è... No, non ci siamo, un eco pazzesco. Vabbè, se c'è ecco ce lo dico. E niente, alzate voi, che vi devo dire? Questo è il budget, ragazzi, ci dispiace. Ascolta, Domenico. Ok, questo è veramente troppo alto. Questo è il budget, ragazzi. Mi dispiace. Da te sono le 11:30, Dome. Questo è veramente troppo alto. Sai che non c'è nessuno da me. Questo è il budget, ragazzi. Raga, questo torneo è stato scarto, devo fare anche il PR scarto. Però speriamo che vi piaccia. Perché abbiamo solo da farvi vedere oggi. Proviamo, ma temo sarà audio doppio. In caso correggiamo sul momento. Anzi, faccio una cosa buona. Vai. Non credo sia audio in entrata, però. C'è anche la più letteralmente l'audio. Che cazzo. Una lezione output audio. Molto sì, penso che sì. Però generale. Acquisizione di audio in entrata. Credo. Stiamo cercando di vedere se riusciamo a mettere l'audio. Se non riusciamo, l'audio del desktop. Un altro minuto. Quindi bene, liberate per sé. No, ma perché fa piacere che non aprire il finale alle 5:10. Quindi ogni minuto che andiamo è altro che il weekend. Credo proprio che dobbiamo affidarci a questo adesso. Paolo. Ok, va bene. Allora, quindi, dicevo, eccoci qui, siamo qua finalmente. La Silito Legends è stata a tema musicale, per cui il PR di quest'anno si è dovuto adeguare. Per cui abbiamo fatto una cosa carissima. Abbiamo chiesto ai player i loro album. Quindi, senza aggiungere altro, per cui partiamo con il decimo classificato. Poi abbiamo chiesto ai player i loro album. Ok, a posto. Senza aggiungere Anderson, partiamo con
Copyright, vabbè. Niente. Cioè, copyright. Sicuramente una discoteca, forse anche troppo alto. Succede moltissimo al salottino. Sta passando. Dicono tanti di rape, io mi dissocio da ogni responsabilità. Allora, Anderson nel PR precedente non era presente, quindi è tornato, signore e signori, con delle buone risposte. Non abbiamo i dati a portata di mano, è estremamente scarpe questa presentazione, stiamo facendo del nostro meglio, no? Una cosa che ha caratterizzato la run stagionale del nostro Anderson è stata consistenza, che è bastata a fargli reagire con 10 secondi. Quando ha ripreso a competere ha fatto delle belle performance, niente da dire, niente da dire. Ma direi di andare oltre. Andiamo dunque al secondo classificato. Quando ha ripreso a competere ha fatto delle belle performance. Dai, Nago! Abbiamo qui il Captain Cook! L'abbiamo cambiata, in ritardo lo stream della TV! Il nostro Marco qui è stato rappresentato con il suo personaggio più iconico, però mancherebbe il Sina, però ragazzi, quindi ne devo dire tutti i commenti, quindi... E poi questi album richiedono, dipende dalle scelte, alle volte non possiamo permetterci di mettere un botto di più giusto al caso Marco Mario. Anche se era assente lo scorso piede, si è ricordato in questo primo semestre 2024. Purtroppo sono stati tornei in cui ha underperformato, ma si è beccato gente che non si scorda, invece ha fatto delle run come al solito. Quindi piazzarlo è un po' tosto, e affidarsi ai result della stagione è un po'. Diciamo che non è il massimo per esprimere, ma se invece per sempre c'è un botto di eco. Diciamo, non è il massimo per rappresentare il livello di Skynago. Non sa di disastro di così sensibile. Poi si è guadagnato questo nono posto, quindi ottimo lavoro, Skynago. Ma se non ce l'ha fatta, con grazie. Passiamo all'ottavo classificato. Che è? Così è guadagnato questo nuovo posto. Raggi! 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 Vecchi volti che tornano attivi e fanno le loro robe, i loro result e si prendono le posizioni nel ranking. È stata una sorta strana perché c'è che si vedevano più. Il nostro Sander ha partecipato solo torneo, insomma, questo pietre è stato un po' passeretto anche a livello di. Sì, questa stagione è stata fuori di testa, non la lasci andare. Grandissimi cambiamenti, ma i nostri giocatori sono sempre fantastici. Assolutamente. Ora, siamo al settimo classifico. Grandissimi cambiamenti, ma i nostri giocatori sono sempre, ovvero... Flamenco! Proprio lui! Samassi Gang ha una rappresentanza per dove è. Samassi non manca mai, anche se rispetto alla scorsa season c'è un player. Speriamo nel prossimo weekend di vedere più di Samassi. Sì, se qualcuno non pacca magari. Ma io credo in Gabri, perdone. E soprattutto non credo in Chicken. Io ci credo molto,
niente, capita. Ma passiamo al sesto classificato. Pronti? Sesto classificato è Domenico. E ora è in Giappone, ma con lo spirito è sempre con noi. Il nostro Domenico che è il gruppo noi quattro qui. Però comunque il suo spirito aneggia, quindi continua a serpeggiare nella comunità che ne piace. Abbiamo dato solo ora il messo di questo episodio. Ciao Domenico! Grandi cose in Giappone, se la nostra speranza porta in alto. Domenico che rispetto alla season precedente ha fatto un più 4 nei piazzamenti. Questo PR fuori di testa. E allora dunque passiamo già alla top 5. Domenico che alla questa qua. Questo PR fuori di testa. Il quinto classificato è Signori, ritorna nella top 10 di prepotenza con la nuova season. Assolutamente incazzito. Ma sempre se ci aspettiamo tanto da lui anche questa season, sta andando in giro. Come dico, ho messo il tuo tipo perché mi piace la vediamo dallo pseudo salottino che il PR sta essendo attrezzato. Sentono più la voce sua. Spero di non farlo. Penso che rivedendo questo video, perché chiunque mi troverò mai, io non credo che manderò mai questo video. Perché la scena ha avuto gli altri convenzioni, diciamo. Sento perfetto, è grande monte che è tornato rispetto al PR. Anche lui un vecchio top 10 che è ritornato in fissa. Ci aspettiamo grandi cose da te. Assolutamente. Ma direi di passare. Sì, andiamo avanti. Siamo quasi sul podio. Siamo in quarta posizione. In quarta posizione abbiamo il nostro mitico. Paolo Ferra! Immancabile! Che rispetto alla scorsa season è scalato di 3 posizioni. Insomma, fatto per la stessa. Io non ce lo faccio perché se no... Questa immagine non lascerà mai la mia testa. Quello che ha scelto per appena Tiziano, per questo lo ringraziamo, grazie per averci portato un po' di qualità in questa offerta. A differenza di non farò spoiler. Grande, sei un grande. Allora, diciamo, poi abbiamo la quinta posizione, il fantastico Gabri, che purtroppo ha un album di Coto Beauty perché non aveva altri album a disposizione. Però raga, mi piace che fosse uscita questa immaginetta. Beh sì, almeno è soddisfacente come un cover. Pure la bombetta in fondo, per la Gabri, con la posizione comodamente sul posto, è solidissimo questa sequenza. L'anno scorso, cioè la stagione scorsa. Questa season è iniziata. La scorsa è intesa come jump session. Ah, ok, sì.
quindi era la stagione PR. Era stata molto consistente, e John Session. La stagione prima non lo ricordo. Hai spiegato che vogliamo fare, anche se hai scelto il soundtrack di Call of Duty, provando a tutti che sei un vero gamer. Grazie di esistere, cosa altro possiamo dire? Allora, ma passiamo al ovviamente alla top 2 delle PS Jam Session. Tommaso Fanzoi! Tommaso noi ragazzi! Tommaso Fanzoi! Che cosa possiamo dire di lui? Che vediamo che questo PR ha guadagnato 7 posizioni, che sono tantissime! Mi ha spaccato questa sintonia! È diventato il cloud per eccellenza, scavalcando Inter! Che Sniper nulla per poi ritornare con successo. Qualcuno dice che sia stato acquistato da Dual Event. Sono anch'io. Allora, sono solo così che rimane. Pare sia così. Io non so se c'è una creatura in riserva, ma comunque qui abbiamo finalmente capito chi è l'alfa tra i due. Se nel caso non lo pensaste già, è tra i due. Allora, bravissimo tutti. Complimenti per questo. Pare sia così. Io sono stato grande. E ora abbiamo la prima posizione, la più enigmatica di tutte. Chissà cos'è. E ragazzi, non siete seduti, primo classificato del miele di Tempesta. Eccolo, è proprio lui. L'avreste mai detto? Io sì. Unico piazzamento uguale alla scorsa stagione. Sì, è sempre qui ragazzi. E proprio i capelli. Stato perché che si vestì il cane. Vero. Le vediamo fuori che è impegnata per quello che fa sempre il cartone, per non farci i soldi. Anzi, guadagnandoseli, perché dai, cioè, per consistenza è mancato soltanto il primo posto per l'arrivo delle fantastiche sagre, che ha voluto fare una conversione, è arrivato prima. Purtroppo non è stato troppo presente. Però vabbè, dai. Abbiamo un'altra season davanti a noi, cioè c'è un'altra metà season. Assolutamente. Allora, siamo dunque pronti a presentarvi. PR, eccolo qua ragazzi. PR completo. PR in tutto il suo splendore. Ah, giusto. Ah, allora. Sono legalmente tenuta a spiegare le due honorable mention, anzi, di Vivian Boss. E la disonorable mention di questa stagione. Grande Niken! Con i The Boss e Sadre è arrivato nel torneo primo e poi niente, si è rifiutato di elaborare oltre, se ne lascia via. E poi la Dishonorable Mention è Riegel, che è l'uomo che non si sveglia, ha pagato non so quanti mensili per giocare ieri alle 5 di notte. Ma non era che non veniva, il problema è che niente, si scriveva e poi non veniva, cioè non era neanche nel senso. Poi la Dishonorable Mention può decidere di non giocare a Yu-Gi-Oh, ma mischia, non stava lavorando, dai, facciamocela la punta. Per giocare ieri alle 5 di notte. Abbiamo finito ragazzi, questo è stata la presentazione di ieri con il microfono. La presentazione è più scaffa di sé. Però speriamo che il VR vi sia piaciuto, che il nostro lavoro sia più specifico, che Ecclesio mi ha dato una grossa mano con tutti i modelli 3D che vedete con le immagini. Cioè solo con le immagini. Non è vero. C'era anche... E basta. Hai ragione. Comunque, se volete dei random, dammi la persona in commissioni. Poi ringrazio anche tantissimo Lorenzo Sol che mi ha dato una mano con l'immagine di Tom, quindi grazie, grazie Lorenzo. E niente, se volete dire ciao, e ora si torna al figa di questo tre. Figa l'ha facciato pure la questa presentazione. Ma che cazzo! Ma che losa, dai! Vabbè, è un personaggio coerente con se stesso.